termometro dell'entusiasmo è già da febbre biancorossa. Nel giorno del 44esimo compleanno dell'applaudito presidente Mauro Bosco, la Vispesero si presenta ai suoi tifosi nell'insolita location dello chalet a mare, dove la notte dello stabilimento balneare è illuminata dai fumogeni biancorossi, accompagnati dai cori e dagli applausi preparatori alla quinta stagione consecutiva di Serie C che partirà il 4 settembre. Una serata condotta da Cristian Ginepro e Valentina Violini col coordinamento del direttore marketing Guerrino Amadori, che ha visto sfilare volti nuovi, volti noti e volti ritrovati. Applauditissimi ritorni, a cominciare da quello di mister David Sassarini. Guardando i dati statistici di quella squadra di 5 anni fa, era una squadra che riusciva a fare le riaggressioni come squadre da Champions League o da squadre da 50, 60, 70 mila spettatori a partita. E noi ci siamo riusciti grazie a voi, dobbiamo avere la stessa cosa. Ritorni che procurano suggestioni ed emozioni, come quelle del pesarese Doc Stefano Rossoni o come quello di Manuel Di Paola, reduce dalla vittoria di campionato col Modena e uno dei colpi più rumorosi di questo mercato vissino. È stata una scelta che ho preso in poco tempo, nel senso, dal momento in cui era finito il campionato ho fatto i miei ragionamenti e parlando con la società che mi ha fatto capire fin da subito che era contenta del mio ritorno, ci siamo messi lì, abbiamo parlato, abbiamo ricordato anche la stagione passata insieme poco tempo fa e sono stato contento di aver lasciato qualcosa di buono e loro hanno lasciato tanto di più a me che io a loro, quindi sono contento. Essere tornato e spero che sia ancora meglio quest'anno e ce la metteremo tutta. Sono gli stessi colori che ho sempre vestito da quando ero piccolo, quindi ritrovarsi a rivestire un'altra volta penso sia un'emozione unica, soprattutto essendo pesarese. Presente alla serata anche il sindaco Matteo Ricci, che ha rinnovato l'impegno istituzionale a cercare una soluzione sia per coprire la tribuna Prato sia per rifare il manto erboso del Benelli. Sul palco sono sfilati staff tecnico e squadra, dai portieri cappeggiati dall'applaudito Farroni fino agli attaccanti con l'altrettanto osannato Gucci, dato con le valigie in mano, ma sul quale si ragiona ancora su una terza stagione in biancorosso. Dopo i playoff sfiorati, nessun proclama e una sola promessa. È promessa mia, ma è promessa da parte di tutti i miei compagni, è che daremo tutto quello che possiamo dare senza risparmiarci mai. Dopo penso che col lavoro e con tutto quello che potremo fare, secondo me ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Però la promessa che mi sento di fare io a nome dei miei compagni e della società è quella che noi daremo sempre tutto per questa maglia, questi colori che ho imparato ad amare. Forza Vispi, insieme a noi! Insieme a noi!